se avete assistito a un'autopsia sul grande schermo o siete stati terrorizzati da un pazzo maniaco o avete visto una ragazza posseduta dal demonio, lo dovete ai tecnici degli effetti speciali dei film dell'orrore. Il loro compito è di creare le immagini più sconvolgenti. E per lavorare qui bisogna avere molto coraggio. Ci troviamo nelle fabbriche degli orrori, dove abilissimi maestri del brivido inventano creature mostruose ed effetti raccapriccianti. Qui nascono gli esseri più diabolici di Hollywood. Qui lavora Dick Smith, il truccatore che ha collaborato a uno dei film più terrificanti della storia del cinema, L'Esorcista. Le fabbriche dell'orrore lavorano a pieno ritmo e lo fanno per voi, lo fanno per tutti voi. Fin dall'epoca di Frankenstein e Dracula, i migliori film dell'orrore sono sempre stati imperniati su personaggi indimenticabili. Oggi il maniacale Freddy Krueger, creato dallo scrittore e regista Wes Craven, è divenuto uno dei personaggi più conosciuti e popolari. Sono convinto che la vera emozione non venga dal sangue. Voglio dire, puoi far scorrere litri di sangue, ne puoi riempire delle stanze intere, ma se non c'è atmosfera, se manca un personaggio coinvolgente, il sangue non ha significato, o comunque la scena resta banale. Sul set di Nightmare, l'attore Robert Englund, che impersona Freddy Krueger, si trasforma nel vendicatore di Elm Street. Il volto ustionato e pieno di cicatrici di Freddy, disegnato dal truccatore David Miller, fa parte integrante della recitazione di Englund. Quando un attore è truccato, si può dire che si trasformi. In un certo senso il trucco libera la recitazione. Siamo abituati a lavorare con il nostro volto, fa parte di noi. Ma quando hai addosso tutto quel trucco ti senti come liberato. Ti rendi conto di non essere te stesso, ma ti fa sentire un po' più a tuo agio. I grandi personaggi dell'orrore passano attraverso un lungo processo di sviluppo prima di arrivare al set. Per prima cosa nascono nella mente di autori come Wes Craven o Clive Barker, creatore della serie Hellraiser. Mentre lavoravo alla sceneggiatura, continuavo a ripensare all'immagine dei denti che si chiudono come una morsa, un po' come fanno, sì, come fanno le piante carnivore che catturano gli insetti per mangiarli. Da abile artista, oltre che scrittore, Barker cerca di comunicare visivamente le proprie idee agli assistenti. Con gli altri registi facciamo un disegno, glielo sottoponiamo e se hanno un'idea diversa ce lo dicono. Clive invece guarda il disegno, poi prende un foglio e disegna lui stesso quello che vorrebbe da noi. Il protagonista di Hellraiser, nonché capo dei sadomasochisti del film, è l'incredibile Pinhead. In uno studio di Hollywood, Tunnicliffe lavora un nuovo trucco per Doug Bradley, l'attore che impersona il mostro con la testa piena di chiodi. Si incomincia realizzando le varie parti del viso in gomma, chiamate applicazioni. I diversi elementi verranno poi riportati su un modello in gesso della testa di Bradley. A questo punto inizia il processo di creazione vero e proprio. Tunnicliffe usa la plastilina per modellare il cranio calvo di Pinhead e il reticolo di linee che lo ricoprono interamente e che, tra l'altro, non era previsto dal progetto originale. Qualcuno aveva disegnato un reticolo su una testa per essere sicuro che i chiodi fossero disposti in modo regolare. Appena l'abbiamo visto, abbiamo deciso di lasciarlo. Una volta completata la scultura, vengono preparate le applicazioni in gomma. Quando anche queste sono pronte, si passa all'ultima fase, la più importante. Solo ora Tunnicliffe può iniziare a inserire i 138 chiodi in modo che sembrino piantati nel cranio di Pinhead,
I chiodi sono di plastica e vengono inseriti nelle applicazioni con una colla speciale. Sarebbe molto più semplice piantare i chiodi direttamente nella testa di Doug, ma sembra proprio che non sia d'accordo. È assurdo. Alla fine, il trucco è pronto per essere applicato sull'attore. Bradley ha recitato in questo ruolo già 3 volte e Tunnicliffe ha apportato leggere modifiche al trucco per ogni film. Il fatto è che anche se io sto fermo e non faccio assolutamente nulla, sembra che il costume e il trucco vogliano urlare dallo schermo. Anzi, per un certo verso, meno faccio e meglio è. Perciò devo cercare di adeguarmi a questa situazione. Una volta truccato, Bradley porta sul set il suo volto raccapricciante. Quando incominciano le riprese, Pinhead si anima e uno dei personaggi più orripilanti di Hollywood si accinge a catturare gli spettatori. Noi vediamo un uomo con dei chiodi in testa. Un'idea orrenda, ma i nostri occhi sono attirati da quell'immagine e la guardiamo. Perché? Perché è qualcosa di molto regale, di molto ordinato. È un'immagine splendida e se potessimo non ce ne staccheremmo mai. Molto prima dell'epoca di Freddy Krueger e Pinhead, un giovane di nome Dick Smith rivoluzionò la tecnica degli effetti speciali nel trucco. La sua inventiva si è evoluta durante i 15 anni trascorsi come direttore della sezione trucco della NBC. Il momento più importante dei suoi primi anni di lavoro nei lungometraggi è stata la trasformazione di Dustin Hoffman nel vecchio Jack Crabb di 121 anni nel film Piccolo Grande Uomo. Iniziai a lavorare al trucco nel 1945 per la televisione. Allora non esistevano gli effetti speciali. Tutto è cominciato con L'Esorcista. Era il 1972 ed è stata la prima volta che mi hanno chiesto di inventare qualcosa di particolare, qualcosa che potesse impressionare il pubblico. L'Esorcista racconta la storia di Regan, una ragazza posseduta dal demonio, interpretata da un'attrice allora sconosciuta, Linda Blair. La parte più difficile è stata arrivare a dare sembianze demoniache al viso di Linda Blair. Ne provai 5 o 6 tipi diversi, con applicazioni, semplicemente per vedere se riuscivo a farla sembrare cattiva, ma lei era una ragazzina troppo dolce e simpatica. I test che vediamo in queste rare immagini continuarono per settimane. Linda Blair e la sua controfigura, Eileen Deeds, sopportarono coraggiosamente oltre 5 ore al giorno di sala trucco. Alcune soluzioni erano troppo pesanti, ma alla fine siamo arrivati a qualcosa che ci sembrava realizzabile. Il trucco di Linda Blair era solo l'inizio del lavoro. Il film richiese un numero incredibile di attrezzature speciali e marchingegni meccanici per ottenere lo sguardo assente, la lingua serpentina e la rotazione della testa a 360 gradi. Per raggiungere questo effetto, Smith progettò e costruì un manichino in grandezza naturale di Linda con la testa rotante. Dapprima fece un modello in gomma dell'attrice. Poi, insieme all'addetto agli effetti speciali, creò la testa rotante del manichino e ne animò il volto con occhi radiocomandati. Una delle imprese più ardue di Smith è stata la scena in cui Regan rigurgita vomito satanico. Alla fine sono riuscito a escogitare un sistema di tubi piatti di plastica che potevano essere collegati a una specie di condotto che passava in bocca. Per nasconderlo e per trasformare Linda nella demoniaca Regan, lo abbiamo ricoperto con una maschera parziale e abbiamo modificato il trucco del viso. Così, l'addetto agli effetti speciali poteva pompare della zuppa di piselli attraverso il meccanismo spruzzandola all'esterno della bocca. Questo effetto ebbe un successo enorme ed è una delle scene che sono rimaste più impresse nella mente degli spettatori. Mentre gli effetti inventati per L'Esorcista erano concentrati sulla modifica del volto del soggetto, per il film Stati di allucinazione del 1980 furono necessarie trasformazioni di tutto il corpo. In questo film, il dottor Jessup, impersonato da William Hurt, sperimenta su se stesso dei farmaci che provocano nel suo corpo una serie di contorsioni dolorosissime. La cosa più stimolante è stato il dover trasformare una figura intera con la gomma. Voglio dire, creare un involucro che ne coprisse tutto il corpo e renderlo credibile è stato molto difficile, dal punto di vista sia tecnico che artistico.
Smith passò oltre 4 settimane a plasmare con la plastilina 3 involucri completi che dovevano rappresentare drammatiche distorsioni della forma umana. Ma era importante che Hart fosse anche in grado di esprimere emozioni. Poi venne la parte più difficile. Per permettere a William Hart di indossarli e toglierli rapidamente, ogni involucro venne fuso in un pezzo unico di gomma. Gli enormi stampi erano dotati di fori attraverso i quali veniva iniettata la gomma liquida. Fu necessario tenere sotto stretto controllo il processo di cottura, poiché non si erano mai raggiunte simili dimensioni. Fu perfino costruito un forno speciale in grado di contenere gli stampi. Grande cautela fu necessaria anche per rimuovere le applicazioni dagli stampi. Qualsiasi danno arrecato agli involucri avrebbe comportato la ripetizione del lungo e difficile lavoro. Alla fine, Smith ripulì e dipinse a mano gli involucri. Quando vennero mostrati a William Hart, l'attore rimase sbalordito dalla perfezione raggiunta. Smith era riuscito a creare una vera e propria scultura. Una scultura vivente. Da essa traspariva, in modo assolutamente eccezionale, l'evolversi dell'agonia. E quel dolore urlante, quell'agonia impenetrabile, erano quasi immaterializzati, addirittura palpabili. In altre scene, Smith fu il primo a ricorrere a delle camere d'aria, a speciali palloncini, che si espandono e si contraggono per creare movimento. La prima volta che ho usato una camera d'aria è stato nell'Esorcista, quando la gola della piccola Linda si gonfia come quella di un rospo. Invece, in stati di allucinazione, la faccenda era molto più complicata. Non bastava semplicemente inserire un palloncino sotto la pelle. Smith dovette modellare del materiale che potesse espandersi e adattarsi al braccio di William Hart. In pratica ha usato dei palloncini, un meccanismo ad armonica e dell'aria compressa. Tutto qui. Era un sistema molto efficace, ma devo dire anche assai semplice. In realtà, le riprese delle camere d'aria e degli involucri furono tutt'altro che semplici, ma la cura che Smith aveva usato nel suo lavoro rese sopportabili per Hart le lunghe ore in cui fu costretto a restare chiuso nell'involucro di gomma. Nel 1985, dopo 40 anni di attività, Smith ha ricevuto l'Oscar per la sua collaborazione al film Amadeus. Oggi trasmette ad altri l'esperienza accumulata in 50 anni di carriera attraverso un corso destinato a studenti di livello superiore. Tiene anche conferenze e seminari alla scuola di animazione di Yoyogi in Giappone. Inoltre il regista può dire: quel naso non mi piace, cambialo. Quando sono stato contattato da questa scuola di Tokyo per organizzare un corso sugli effetti speciali nel trucco, ho accettato molto volentieri. Così, 2 volte all'anno, vengo qui per tenere conferenze o dimostrazioni. Un momento speciale per questi studenti è quando Dick mostra loro la sua grande abilità facendo invecchiare di 50 anni uno dei loro compagni. Il tempo è sempre il vostro nemico. E così si devono cercare delle scorciatoie per poter inserire più inventiva possibile nella creazione. Per me esiste un grande senso quasi di magia e di meraviglia, perfino un che di divino, nel trasformare un volto umano, un attore, una persona, in qualcosa di completamente diverso. Un mostro o un'altra persona, o altro ancora, e vedere la nuova creatura che si anima. Devo dire che per me è un'esperienza entusiasmante. Smith è anche molto altruista. Nonostante le sue innumerevoli creazioni, non ha segreti per i suoi colleghi. Mi ha veramente ispirato per molti anni e porto sempre con me il suo ricordo. Quando penso alla professionalità o alla forza nel perseguire un obiettivo in modo umano, generoso, con amore verso le persone, penso a lui.
Nel morboso campo degli effetti dell'orrore vige la regola: più sangue c'è, meglio è. Tom Savini aveva sempre desiderato diventare attore, ma il destino gli ha riservato altri ruoli. Oggi è conosciuto in tutto l'ambiente degli effetti speciali come uno dei più abili negli effetti col sangue. Non so come sia accaduto, ma sono diventato un maestro nell'uso del sangue. Da quando ho fatto Venerdì 13 e L'alba dei morti viventi, i produttori vogliono me. Anche il blood squib, un aggeggio usato per simulare l'effetto di un proiettile, è stato perfezionato da Savini. Dopo aver fissato una carica esplosiva sul retro di una piastra protettiva di metallo, Tom riempie una vescica di gomma con il doppio della quantità di sangue finto usato in genere per questo effetto. Poi avvolge stretta la vescica affinché il sangue ne schizzi fuori con forza. Quando con i miei attrezzi di lavoro vado in qualche angolo nascosto ad esercitarmi, mi sento come un assassino di professione. Lontano da Hollywood, in un quartiere popolare di Pittsburgh, Savini possiede un laboratorio in cui nascono le sue creature e i suoi effetti agghiaccianti. Questi effetti speciali comprendono marchingegni appositamente progettati che possono avere un impatto sconvolgente sullo spettatore. Per questa scena dal film Il giorno dei morti viventi, Savini ha preparato una pala sagomata che serve per uccidere uno zombie in modo raccapricciante. Dopo che la falsa pala è stata usata con l'attore, se ne usa una vera per concludere la scena. Ehi, hey, Tom. Cosa c'è? È finito il sangue. Un'altra volta. Sei licenziato. È importante far vedere l'arma vera per dare credibilità a quella finta. Lo stesso per i martelli. Si mostra quello vero prima di usare quello falso. Anche tu sei licenziato. Per far scorrere il sangue, Savini usa dei tubi nascosti collegati a delle siringhe piene di liquido rosso. Questa attrezzatura, che deve simulare una pugnalata alla schiena, è basata sullo stesso principio. Una delle tecniche per cui Savini è più famoso è quella dei corpi finti. Le braccia e la testa di un attore vengono combinate con un corpo finto, che di solito è destinato a essere mutilato o divorato. Questa tecnica è stata usata in uno dei film più conosciuti per i quali ha lavorato, L'alba dei morti viventi di George Romero, e nel suo seguito, Il giorno dei morti viventi. Gli zombie venivano abbattuti a centinaia, ma quando i morti viventi riuscivano a raggiungere una delle vittime, la divoravano. In pratica, il mio compito era quello di inventare dei modi per uccidere la gente. Ne ho escogitati molti. Andavo dal regista e gli dicevo: cosa ne dici se infilassimo un cacciavite nell'orecchio di qualche zombie? Lui rispondeva ok e due ore dopo era fatto. Forse la morte più sconvolgente in Il giorno dei morti viventi è quella di un soldato divorato da un gruppo di zombie affamati. Per realizzare il trucco fu costruito un pavimento sopraelevato con un buco per permettere all'attore di nascondere il corpo dal torace in giù. Poi, alle spalle e alle braccia, fu attaccato un corpo di gomma con una grande cavità contenente sangue e interiora. La tecnica del corpo finto non è semplice come può apparire a prima vista. In questa posizione è impossibile attaccare un corpo in modo che sembri vero. Il torace deve essere disposto in modo tale che il corpo sembri la continuazione naturale delle spalle. Così. Allineando perfettamente il corpo finto e l'attore, Savini ha creato una delle scene di morte più intense e raccapriccianti dei film dell'orrore. Immagini come questa possono non piacere a tutti. Ma una volta all'anno, un club di appassionati si riunisce per rendere omaggio ai loro registi e attori preferiti, i quali apprezzano le attenzioni, pur sapendo che forse non otterranno mai la considerazione che meritano. A Hollywood i film dell'orrore godono di scarsa considerazione. Invece in Europa sono apprezzati come i film musicali, i western, i polizieschi. Insomma, come dei normali prodotti cinematografici. I film dell'orrore non rappresentano situazioni della vita quotidiana, ma se ne estraiamo il contenuto vero, questa specie di realtà del subconscio, allora in tutti noi si rivela un Freddy Krueger.
Le immagini sconvolgenti che provocano questo tipo di impatto sullo spettatore sono opera dei maghi degli effetti speciali. Che sia la bizzarra caratterizzazione di Pinhead o di Freddy Krueger, la fantasia di Dick Smith o le manifestazioni morbose di Tom Savini, gli artefici dell'orrore di Hollywood continuano a lavorare per un pubblico che ama essere terrorizzato da scene che solo la magia del cinema riesce a creare.